più veloce della luce. Proprio non ci contavo di rivederla oggi stesso. Sono davvero molto belle, signor Colbeck. Sì, per quanto riguarda l'incidente, il preventivo è piuttosto elevato, però l'hanno fatto a tempo di record. C'è qualcosa che non va. Non crede anche lei? Beh, forse questa ditta è più efficiente di tante altre. Il fatto che loro in via eccezionale abbiano scritto un preventivo in tempi rapidi non significa che siano dei criminali. Tanto lo scoprirò presto. Cosa intende fare, signora Liebau? Oh, niente, niente. Le consiglierei di non fare gesti sconsiderati, a meno che... non voglia farli con me. Deve ritirare una macchina? No, sono qui per un'informazione. Sa, ho avuto un incidente e l'altra persona ha portato la macchina qui da voi. È interessante, ma dove vuole arrivare? Beh, sa, la macchina non ha subito un danno tanto grave. E comunque era piuttosto vecchia. Quindi non riesco a spiegarmi come mai la riparazione ammonti alla bella cifra di 2.000 euro. Signora, non so cosa dirle. Deve chiederlo al principale, ma adesso non c'è. E a che ora dovrebbe tornare, scusi? Non ne ho idea. Beh, allora lo aspetto qui. Intanto posso dare un'occhiata alla vostra officina? Assolutamente no! Le ho detto di no! Ma perché no? La prego, non insista. Oh, mi gira la testa. Posso avere un po' d'acqua, per favore? Ma certo. Come no? Ecco. Sto meglio adesso, grazie. Arrivederci, arrivederci. Allora... adesso ho bisogno di un buon cognac. Ah, io... potresti portare un cognac? Temo che ci sia una grave emergenza. Avevo ragione io. È una banda che froda le assicurazioni. Ho intenzione di sporgere denuncia, va bene? Quel delinquente che mi aveva fatto segno di passare lavora nella stessa autofficina in cui dovrà essere riparata l'automobile contro cui sono andata a sbattere per colpa sua. Ma di che parla? Quale di quale auto? Questo ora non ha alcuna importanza. E come si chiama l'officina? Menzel froda le assicurazioni. Che c'è? Che succede? Qual è il nome dell'officina che truffa le assicurazioni? Ehlers, capito? Ehlers Autoriparazioni. È scritto sull'insegna. Già. Vado a parlare con un collega che si intende di truffe. Questa, tienila tu. Vorrei un altro goccio. L'autoscontro è un po' banale, lo so. Ma tra di noi si chiamano così gli incidenti simulati. È un giro di milioni di euro e si è diffuso anche in questa zona. Tocca a me, eh? Sì.
Prima o poi le assicurazioni truffate dovrebbero accorgersene, no? Sì, si stanno organizzando. Ultimamente hanno iniziato a fare dei controlli incrociati. Confrontano le statistiche, eccetera. No, non così, altrimenti non va bene. Ah, sì? Vai, prova ora. Vado. Però anche i criminali adottano sistemi sempre nuovi. Con quello che avete tra le mani si può richiedere un mandato di perquisizione. E credo che domani, direi di buon'ora, gli faremo una visita a sorpresa. Sono distrutto. Bel colpo, collega. Abbiamo fatto il pieno, una valanga di prove, sì, documenti buongiorno. Falsi, denunce di sinistro fatte con lo stampo. Perché ridi? Oh, niente. Insomma, operavano a pieno ritmo, erano molto ben organizzati. Grazie per la dritta. Ah, non c'è di che. Stata fuori un movente che non avevo considerato. Ah, tu dici? L'omicidio magari Salve. È stato un regolamento di conti? Forse un tentativo di ricatto, qualcosa del genere. Buongiorno. Andiamo, mi sento uno schifo. Un po' fuori forma. Buongiorno. Venga di là, per favore. È semplicemente assurdo. Cosa c'è di assurdo? Cerchi di spiegare.